Una legge contro la violenza sulle donne. Ospedale di Acqui, delegazione in consiglio. Segnale Rai, audizione del Corecom. Nella seduta del 9 febbraio il Consiglio regionale ha ricordato Bruno Rutallo, consigliere dell'ottava legislatura, scomparso il 16 gennaio scorso all'età di 77 anni. L'Assemblea ha poi iniziato l'esame del disegno di legge contro la violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Al termine della seduta è stata ricevuta una delegazione in difesa dell'ospedale di Acqui Terme. In copertina! È iniziato nell'aula di Palazzo Lascaris l'esame del disegno di legge contro la violenza di genere e per il sostegno alle vittime e ai loro figli. Tra le novità, l'istituzione di un piano triennale di interventi dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e del codice rosa che garantisce nei pronto soccorso un percorso multidisciplinare per le vittime di violenza. Sono inoltre previsti percorsi per il reinserimento sociolavorativo delle donne vittime e la sperimentazione di interventi differenziati per gli autori della violenza. Un reparto di cardiologia efficiente e uno di urologia, il potenziamento del pronto soccorso, l'ambulatorio ginecologico e il pediatra il sabato mattina. Sono le richieste per l'ospedale di Acqui Terme avanzate da una delegazione di sindaci dell'Alessandrino, dell'Astigiano e del Cuneese, ricevuta a Palazzo Lascaris al termine dei lavori del Consiglio regionale. Sul tema verrà istituito un tavolo di lavoro al quale parteciperà una rappresentanza degli enti locali interessati. In Piemonte si stima un'evasione del canone RAI pari al 17%, mentre a livello nazionale è quantificata al 37%. È quanto emerso dall'audizione del Corecom Piemonte nella seconda commissione del Consiglio regionale. Nel corso dell'audizione sono stati presentati i dati della ricerca sulla ricezione del segnale di RAI Piemonte sul territorio regionale. Dei 201 comuni che hanno risposto al questionario, il 14% non vede il TGR RAI Piemonte.